La guerra incombe anche sulle piccole imprese, ma come sempre gli artigiani sanno come differenziare e trovare soluzioni. All'undicesima conferenza organizzativa di Confartigianato Lombardia, i rappresentanti delle territoriali si sono confrontati sulle prospettive per i loro associati, anche alla luce del conflitto in Ucraina, a essere colpite in particolare le aziende che lavorano nel settore del legno, proprio come quelle brianzole. Il totale dell'import-export della Lombardia nei confronti dei due paesi, Russia e Ucraina, è quotato in oltre 4 miliardi e mezzo di fatturato. In buona parte questo riguarda i settori della meccanica, dell'agroalimentare e ha ovviamente forti ripercussioni poi sull'approvvigionamento energetico. Noi stiamo vedendo che molte nostre imprese, ad esempio, hanno difficoltà oggi in alcuni approvvigionamenti che arrivavano dall'Ucraina. Una su tutte, nella filiera del legno, abbiamo molte imprese che acquistavano legno di betulla o di altra natura da quei paesi e che oggi non arriva più. Quindi ci sono una diversa sfaccettatura di reazioni naturalmente che questa situazione comporta. Ovviamente prevale la preoccupazione di carattere umanitario, ma la consapevolezza anche che l'economia di conseguenza rischia di pagare dei prezzi molto alti. La conferenza ha confermato la guida di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti. Le imprese lombarde hanno un vantaggio di stare prima di tutto in Lombardia, che è una terra operosa, di grandi tradizioni imprenditoriali, riconosciuta a livello internazionale come uno dei luoghi migliori, nei quali lavorare e nell'avere risultati sia per appunto la caratteristica territoriale e la caratteristica delle imprese che hanno sempre investito costantemente all'interno dell'attività produttiva. La carta vincente è quella della resilienza, cioè capire quando è il momento di cambiare, capire quando cambia la situazione, quando una situazione si fa pesante ed è il momento di guardare altrove ed è anche quella di non fermarsi mai, soprattutto quella di non piangersi addosso. Penso che sia la caratteristica vincente che fa delle imprese lombarde veramente il must dell'imprenditoria nazionale.